Come eseguire manualmente il pixel cleaning nei TV OLED. Ciao a tutti! In questo video vi mostriamo come eseguire la pulizia dei pixel sui modelli TV OLED. Sui modelli TV precedenti, questa funzione è chiamata Pixel Refresher o Clear Panel Noise. In una situazione normale, non devi mai eseguire la pulizia manuale dei pixel. La pulizia dei pixel viene eseguita automaticamente dal televisore per impedire la ritenzione dell'immagine. Quando si spegne in modalità standby, la TV eseguirà periodicamente e automaticamente un processo di pulizia dei pixel. Quindi, quando si spegne la TV scollegando l'alimentazione, operazione che non dovrebbe mai essere eseguita, il processo di pulizia automatica dei pixel non funzionerà. Ciò potrebbe anche essere causato da un semplice interruttore, da una presa Wi-Fi o da un interruttore magnetotermico. In questo caso, o quando noti la ritenzione dell'immagine dopo aver guardato la TV per molto tempo, puoi avviare manualmente Pixel Cleaning. Potrebbe essere necessario eseguire la pulizia manuale dei pixel un paio di volte, per ridurre la ritenzione dell'immagine. Per avviare manualmente la pulizia dei pixel, premi il pulsante Impostazioni sul telecomando puntatore. Vai a tutte le impostazioni. Generale. Cura OLED. Cura pannello OLED. Pixel Cleaning. In questo menu, possiamo avviare un processo completo di pulizia dei pixel con una di queste due opzioni. Con entrambe le opzioni, Pixel Cleaning impiegherà circa 10 minuti su webOS 22 o modelli successivi. Sui modelli precedenti, la pulizia dei pixel richiederà circa un'ora. La prima opzione avvierà Pixel Cleaning dopo aver spento la TV. Pixel Cleaning verrà eseguito in background, e al termine del processo, la TV rimarrà spenta. Quando riaccendi la TV, dovresti vedere il messaggio che la pulizia dei pixel è stata completata. Se selezioni la seconda opzione, la TV si spegnerà immediatamente ed eseguirà Pixel Cleaning sullo sfondo. Al termine della pulizia dei pixel, il televisore si riaccenderà automaticamente e mostrerà il messaggio che la pulizia dei pixel è stata completata. Quando utilizzi la seconda opzione, la TV rimarrà accesa dopo la pulizia dei pixel, quindi assicurati di farlo nel momento più adatto. Dopo aver avviato la pulizia dei pixel, non scollegare il televisore o accenderlo prima che la pulizia dei pixel sia terminata. Il televisore visualizzerà un messaggio quando non è stato possibile completare la pulizia dei pixel. In tal caso, dovresti avviare nuovamente la pulizia manuale dei pixel. Sui modelli precedenti, potresti vedere una linea bianca, che si sposta dall'alto verso il basso dello schermo durante il processo di pulizia dei pixel. Questo è normale, e fa parte del processo di pulizia. Ecco, questo è il processo che puoi eseguire per la pulizia manuale dei pixel. Per ulteriore assistenza trovi tutte le informazioni sul nostro sito. Grazie per la visione.